Sono entrati nel vivo i lavori per la manovra, al momento al Senato poi è attesa anche qui la Camera, si va verso lo stanziamento di buona parte delle risorse disponibili, no? Sulle buste paga, sull'aiuto ai lavoratori. Sì, questo è stato l'impianto originario di questa legge di bilancio. Intanto voglio dire che è molto importante che questa legge di bilancio, rispetto a quello che abbiamo visto accadere negli anni scorsi, non arriva all'ultimo momento prima della scadenza inderogabile del 31 dicembre. Questo consente proprio di fare un lavoro più approfondito nei due rami del Parlamento e consente di non prendere decisioni affrettate che spesso, lo abbiamo visto in passato, hanno portato a compromessi non positivi per l'esito complessivo della legge di bilancio. L'impianto qual è stato? Concordato da tutte le forze di maggioranza. Esattamente quello di concentrare le non molte risorse disponibili, perché questo è un fatto oggettivo, in una direzione, quella di dare una risposta alle nostre famiglie e ai nostri lavoratori e consentire che le loro buste paga siano un poco più ricche, come abbassando naturalmente il prelievo fiscale. Abbiamo pertanto stabilizzato il taglio del cuneo fiscale, è nel nostro programma di centrodestra, abbiamo voluto mantenere questa promessa perché pensiamo che in questo momento un alto costo della vita, un'inflazione galoppante e una crescita che c'è, ma che potrebbe essere ancora migliore, fosse importante dare un segnale concreto appunto a chi in busta paga oggi può trovarsi 100, 120, 150 euro in più ogni mese. Parlava di manovra concordata tra tutte le forze della maggioranza, è anche per questo che poi alla fine si è deciso, no, di non intervenire con modifiche, emendamenti, perché c'è un accordo di base. Sì, adesso anche questo è stato criticato come se fosse, non so, una perdita di spirito democratico, ma non c'entra assolutamente nulla. Io credo che sia positivo se a monte, anziché a valle, si trova un accordo complessivo di condivisione dell'impianto di una legge di bilancio. Dovrebbe essere, secondo me, salutato con una buona notizia. Questo naturalmente non c'entra nulla neppure con le prerogative dell'opposizione che presenterà tutti i suoi emendamenti, ma se noi ci siamo trovati d'accordo prima non capisco quale possa essere l'elemento criticabile. Secondo me è un elemento di razionalità politica che invece andrebbe valorizzato.